Sì. Simo Pagno Coaching vuole bene a tutti, va bene, è troppo buono. Ma questo qui è proprio un coglione. Brian Johnson, un uomo che non invecchia mai. Sì, bro, è arrivato, non invecchia mai. Come Ritorno al Futuro. Vai, Doc, prendi la DeLorean. Bello. E noi qua tutti pirla. Con la sua dieta, i suoi integratori, 111 pastiglie al giorno, i suoi allenamenti e delle pratiche molto discutibili che lo farebbero addirittura tornare indietro nel tempo. Ringiovanire una pratica anti-aging per cui all'età di 45 anni il suo corpo è quello di un diciottenne, o almeno così dice. Ma sarà vero o è una grande, grossa baggianata? Lo scopriamo in questa nuova reaction o nelle baggianate del venerdì. Un saluto da Simone, vostro nutrizionista e allenatore. Ma chi è BJ Brian Johnson? Un multimilionario che ha venduto la sua compagnia e adesso, con i suoi milioni, ci fa esattamente quello che vuole. E che cosa ci vuole fare? Studia tutto quello che è possibile fare oggi per ringiovanire. Pratiche anti-aging. Quindi lui spende, signori, 2 milioni di dollari l'anno con un'equipe di medici e a sua detta, questi hanno revisionato ogni singolo studio scientifico, chiaramente, che parla dell'anti-aging per trovare le pratiche migliori esistenti ad oggi. Ringiovanire fisico di un diciottenne a 45 anni con l'obiettivo di vivere fino a 200 anni. Questo grosso c***o dice appunto di avere i livelli di testosterone di un diciottenne. Peccato che nel video del suo blueprint training, del suo allenamento anti-aging, che è un allenamento anti-aging, non esiste, che cosa fa? Ha la sua testosterone patch, un cerotto di testosterone in sostanza, perché si giustifica dicendo, sai, essendo in un'ipocalorica, una dieta ipocalorica, quindi prendendo meno calorie di quelle di cui ho bisogno, mangiando poco per intenderci, produco meno testosterone e allora ne ho bisogno. What? Ma come? Hai detto che hai il testosterone di un diciottenne, quindi già qualcosa non quadra. E poi dove vuoi arrivare? Corpo di un diciottenne, poi di un bambino di 5 anni, poi vuoi tornare zigote, addirittura uno spermatozoo? Quest'uomo vive la sua vita andando a letto alle 20:30 tutte le sere, mangia sempre le stesse cose, fa sempre i soliti esercizi ed è costantemente monitorato dalla sua equipe di medici che paga un sacco di soldi. Ma i soldi li può spendere come vuole, va bene. Farsi 200 anni così? Ma che bella vita di. E spende pure soldi per questo. Poi, ragazzi, ognuno è libero di spendere i suoi soldi come meglio crede. Però non ce lo sbattere in faccia quando c'è gente malata che ha bisogno di curarsi, magari non hai soldi per farlo. Quando c'è gente che muore di fame, non sbattercelo in faccia. Ma Simo, lui lo fa per la ricerca. Ah sì? Questa è un'altra baggianata. Lo faccio per voi, un giorno mi ringrazierete. Ma secondo voi, quest'uomo che prende 111 pillole al giorno, NTRT, raggi infrarossi, sonno, alimentazione, creme, crioterapia, cose che nemmeno se non voglio neanche sapere, cioè signori, quel che fa lui è irripetibile per il 99,99999% degli esseri umani che al mattino alza il e va a lavorare. Anche se avessimo tempo e la voglia di fare quello che fa lui, non sapremo mai cos'è che funziona veramente, perché fa talmente tante cose, prende talmente tanti integratori medicinali e delle pratiche che svolge sul suo corpo, che non sapremo mai cos'è che effettivamente fa bene, fa meno bene o addirittura magari è controproducente, come ad esempio la trasfusione. Signori, ma signori, ma che cosa devi avere nel cervello per pensare a una cosa del genere? Cioè la trasfusione, il sangue di tuo figlio ti fa diventare più giovane e tu dai il tuo sangue a tuo padre, che probabilmente è immunodepresso, comunque ha qualche patologia, quindi con un rischio incredibile, altissimo, di fare dei danni. Cioè chiunque abbia un minimo di conoscenza della biologia, di come funziona il nostro corpo, sa che è una grossa baggianata. Veramente. Ma io mi rifiuto di credere che sia vero. Io spero che sia qualcosa che lui ha fatto per ottenere audience, clickbait. Ah, caspita, mi faccio iniettare il sangue di mio figlio per diventare più giovane. Oh, ragazzi,
Spero veramente che non sia vero. Perché sarà fatto veramente questo qui, papà. Oltretutto, un bel no comment sulla foto pazzescamente cringe che coinvolge Brian, il figlio e il papà. C'è zero evidenza scientifica, ma non serve nemmeno avere evidenza scientifica, perché chiunque abbia un minimo di idea di come funziona il nostro corpo sa benissimo che questa pratica di trasfusione sanguigna non serve assolutamente a niente. Addirittura può essere dannosa. Allenamento anti-aging non esiste. Quello che fa, lui fa il face pull al mattino, si sveglia e spinge la sua bella carrucola oppure la tira, no, mi sembra che la spinga, ma vabbè, push pull, perché è un po' di cardio, allora poi invece fa il face pull e poi fa i kickback. Non è che il kickback di Brian Johnson è anti-aging, è quello di Simo Pagno Cocente, fa invecchiare, ok? No, se fai questo allenamento non ringiovanisci, no, non ci vuole uno scienziato, ci vuole scienza, non devo citare articoli scientifici né niente, punto. L'allenamento fa bene, grande Brian Johnson che ci dici che ti alleni perché l'allenamento comunque fa bene, allora se vogliamo seguirlo per questo, ben venga. Tutto l'allenamento è un po' anti-aging, specialmente quello aerobico, anche se portato all'eccesso, c'è un'attività ossidativa importante, per cui non andiamo ad approfondire questo discorso. Allenarsi fa bene e possiamo dire che è un'attività anti-aging, anche se non è proprio così. Fa bene, ti fa stare bene. Non ti fa diventare più giovane, ma ti fa stare bene. Poi, volevo fare una reaction sul video di Steve Aoki, che viene invitato a casa di Brian Johnson, ma come l'ho visto, questo parte, gli apre la porta e gli offre un bicchiere di olio da bere, a stomaco vuoto. Abbiamo fatto un video sull'olio d'oliva, l'olio d'oliva è fantastico, ma non ha per niente senso berselo così. Anzi, ti perdi il fantastico gusto dell'olio d'oliva che può essere messo su qualsiasi pietanza che ti piaccia. Porcaccia di una miseria. Che senso ha berselo così? Ma perché sì, ma l'assorbimento tu non sai? No. Ci ho fatto il video sull'olio d'oliva, ho visto 200 milioni di studi, mi sono fatto un mazzo così, non c'è niente che ci dice che berlo così a crudo ci dia più benefici per l'assorbimento. Sì, va bene se lo metto nell'insalata, ci sono le fibre che potrebbero ostacolare, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Quindi ho visto abbastanza. Il messaggio è questo. Brian Johnson è proprio un co***o. Ma signori, io gli auguro comunque il meglio e spero davvero che possa realizzare i suoi sogni e possa vivere la vita migliore possibile. Possibilmente senza sbattercelo in faccia. Sì, mi sono schiaffeggiato sul serio, per voi. Il suo stile di vita in generale comunque va bene. Mangiare alle stesse ore, stare attenti all'alimentazione, ho visto poi nel video che parlava, c'erano i broccoli, insomma, alimenti comunque validi, va benissimo. Si allena, dà importanza al sonno, cosa che a metà di noi non fa, più della metà di noi non fa. Dormo quello che riesco, no, sonno è importantissimo. Quindi giusto seguire questo filone, tutto giustissimo, ma signori, ma c'è una vita. Ah, Simo, vieni a mangiare una pizza per il mio compleanno. Ci troviamo alle 20:30. No, mi spiace, ma io non posso mangiare la pizza. E alle 20:30 poi io devo dormire. E oltretutto io faccio il mio ultimo pasto alle 11. Ma tu vai a mangiare la pizza, fai benissimo. Quindi, c'è una vita. E oltretutto, molte delle azioni che lui compie, oltre a non avere senso, possono essere dannose. Perciò, faccia pure quel che vuole, ma il consiglio è quello veramente di lasciarlo fare a lui. Fai quello che vuoi, divertiti. Noi non imitiamo. Don't try this at home, come dicono i nostri amici oltreoceano. E allora, come sempre, se il video ti è piaciuto, non lasciare like. Che sbatti è andare a cliccare su quel pollicione. Il pollice, ma perché sbatti? Lascia stare. Non andare poi sul mio sito a comprare un sacco di cose interessanti che riguardano l'allenamento, la nutrizione, il padel, se ti piace, quello che vuoi. Però mi devi seguire. Sì, mi devi seguire perché ti porto in giro per il mondo, a scoprire posti incredibili, mi devi seguire ovunque, altrimenti questi fischietti qui ti tormenteranno sempre. Seguimi su Instagram, Facebook e TikTok. E noi ci vediamo alla prossima. Oh, bella pezzata anche questa, Reaction! Baggianate del venerdì. Dai, non sono male baggianate del venerdì. Magari faccio uscire mercoledì, però va bene lo stesso. Saluti!